Grazie al professor Torelli e dopo le chiacchiere passiamo ai fatti concreti. Non è che i ragazzi sono venuti qui per sentire noi che chiacchieriamo, ma per essere riconosciuti come eccellenti. E allora oggi abbiamo diverse premiazioni. Questa mattina in particolare premieremo i ragazzi vincitori del premio per la didattica della statistica, per le Olimpiadi della statistica, per il progetto fatto insieme alla SIS sul territorio. Dopodiché andremo a pranzo. Andrete a pranzo. Mi dicono tra l'altro che quest'anno avete avuto anche già una merendina, o sbaglio? Perché l'anno scorso, devo dire ragazzi, che i vostri compagni che hanno vinto l'anno scorso non sono stati così fortunati, erano stremati. Quindi questa volta vi abbiamo invece dato una spinta attraverso la merenda, ma non vi preoccupate, ci sarà anche il pranzo. E andremo a pranzo e poi lasceremo il campo ai grandi, al punto tale che abbiamo scelto di dedicare la prima tavola rotonda del pomeriggio, per essere grandi, ai big data, quindi ai dati grandi. Cosa sono questi dati grandi? Lo scopriremo nel pomeriggio e scopriremo anche quanto questi dati possono riguardare la vita di tutti noi. E poi la seconda tavola rotonda, che riguarda il tema che è stato ricordato prima anche dal professor Torelli, e cioè la qualità dell'informazione statistica nell'era digitale. Perché ci sono tanti di quelli che i francesi chiamano faux amis, cioè i falsi amici, che sembrano appunto dati buoni e che invece ci danno delle indicazioni scorrette. E poi concluderemo appunto questa giornata. Passiamo quindi alla premiazione del primo premio. Il primo premio che riguarda il nostro territorio, ieri, oggi e domani, su come è cambiata la tua regione, scopriamolo con la statistica. E quindi io vorrei elencare in primo luogo i vincitori e poi invitare i ragazzi che li rappresentano insieme alla maestra a ricevere il premio. Allora i vincitori sono, non so se farlo, come si fa l'appello oppure se come si fa l'appello? Professore, dobbiamo fare così? Vabbè, allora. Invito i chiamati comunque ad alzarsi, così che associamo i nomi a un viso. Andriotto Camilla. Eccola. Bacchiega Michele. Belletti Sonia. Broglio Lorenzo. Brusafero Marco. Cespuglio Elena. Coviello Francesco. Derita Chiara Luna, Gomez Arling, Guarise Alberto, Lavezzo Alice, Lodi Giulia, Monaco Laura, Pierri Danni, Rizzati Giacomo, Rizzi Elia, Rossi Lorenzo, Schibuola Chiara, Stocco Marco, Sturaro Noè, Tommy Gabriele, Tommasi Alberto, Vantini Giovanni e Zanirato Maddalena. Salgono sul palco per ricevere il premio Giovanna Soattini, la maestra, e poi Elena Cespuglio, Giulia Lodi, Noè Sturaro e Alberto Tommasi. Allora, se mi hanno spiegato bene, adesso loro si mettono alle tastiere e ci fanno la presentazione. Dice però... Sì, oramai sono più bravi di me, quindi è giusto che si siedano loro, sono loro che hanno lavorato e quindi devono proprio far vedere ciò che hanno fatto.
Il nostro territorio, ieri, oggi e domani, com'è cambiata la tua regione? Siamo due classi di bambini e l'anno scorso frequentavamo la quarta elementare della scuola primaria Giovanni Miani a Rovigo. Rovigo si trova nel Veneto e la sua provincia è delimitata da due fiumi, l'Adige e il Po, con la sua bellissima foce e delta. Abbiamo raccolto la sfida di questo concorso visitando in primo luogo l'ufficio di statistica del nostro comune. La mia mamma Susi ha insegnato a me e a tutti i miei compagni che cos'è la statistica e come rappresentarla trasferendo i dati raccolti sui diagrammi. Le nostre insegnanti hanno ricavato dai nostri libri di testo e dalle pubblicazioni diffuse dell'Istat nazionale tantissimi dati che noi alunni abbiamo confrontato ed interpretato. Finalmente andiamo nel laboratorio di statistica e ci mettiamo davanti ai computer per elaborare i dati. Utilizzando Excel abbiamo creato dei grafici. Abbiamo inserito i titoli. Abbiamo colorato gli sfondi e ci siamo anche divertiti. Ora la parte finale di preparazione del poster. Ma i diagrammi erano tanti, troppa confusione. Abbiamo pertanto fatto una scelta, prendendo degli elaborati più chiari, come ad esempio raccolta differenziata, e li abbiamo utilizzati per confrontare la nostra regione rispetto all'Italia. Da questi grafici si capisce che i comuni veneti differenziano più chili di rifiuti della media italiana. I rifiuti più riciclati sono quelli verdi, organici e legno. Stranieri e residenti nel Veneto. Dal 1981 al 2011 c'è stato un progresso aumento degli stranieri residenti nel Veneto. Dal grafico in particolare si deduce che negli ultimi 10 anni il loro numero è raddoppiato. Il gioco è fatto, il poster è pronto. Noi bambini, che messaggio vogliamo dare a tutti voi? Ci è chiaro che dobbiamo impegnarci sempre di più a rispettare il nostro territorio. Il futuro sarà multiculturale. Quando i nuovi amici di paesi diversi avremo il piacere di conoscere. Grazie a tutti di questo che ci avete permesso di fare proprio questo approfondimento e questo lavoro. La classe quarta si prestava a fare una ricerca sul territorio, per cui per loro è stato entusiasmante vedere i vostri testi, i loro testi a confronto. State qui. Ciao. Devo dire che avete colto, mettetevi qui ragazzi. Avete colto, soprattutto anche con l'ultima osservazione, il fatto che ci sono le persone dietro i numeri e quindi questi dati servono magari per conoscere nuove opportunità di incontro, essere più aperti, essere più attenti. E quindi veramente grazie per quello che ci avete fatto vedere, a voi, alla vostra insegnante e a tutti coloro i quali hanno contribuito a questo lavoro. E proprio per questo ho il piacere appunto di conferire all'Istituto Comprensivo Rovigo 2, la scuola primaria Miani in particolare, il premio Sisistat del 2012. No, non lo do a te. Secondo te a chi lo do? Bravo, bravissimo. E quindi alla docente. Ma non vi preoccupate, c'è anche per voi. Perché sennò ci restavate male, e quindi consegno anche tutti i diplomi del premio che naturalmente verranno distribuiti ai ragazzi. Grazie ancora, in bocca al lupo ragazzi.